Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi tier list dei personaggi della prima serie animata di Yu-Gi-Oh! Prima di passare alla tier list vi informo già che difficilmente usciranno dei video profile finché non esce la banned di marzo. Però usciranno video come questo oppure qualche combo base di qualche mazzo che ho portato in precedenza o anche aggiornamenti su vari prodotti Konami. Detto ciò, direi di iniziare subito con il primo personaggio che è My Valentine, che si vede praticamente in tutti gli archi narrativi. Fa la sua prima apparsa proprio nel primo arco narrativo, in quello del Regno dei Duellanti, nella nave che porta i duellanti all'isola dove si svolge il torneo. Entra nelle finali, quindi vince le 10 stelle, verrà poi lì sconfitta da Yugi in un bel duello in cui Mai è in vantaggio, evoca le sue arpie, evoca anche il draghetto delle arpie. A quel punto Yugi riesce ad evocare il glorioso soldato nero e Mai si arrende per non veder distrutte le sue lady arpie dal glorioso soldato nero. Fa anche la sua bella figura nella città dei duelli, il torneo organizzato da Kaiba, dove lì accede alle semifinali. È in generale un'ottima duellante, utilizza le arpie, utilizza le amazzoni, tra l'altro è anche un bel personaggio, si presenta come una ragazza solitaria che va in cerca di avventure per il mondo e quindi per questo io la metto in A. Poi prima di passare magari a qualche personaggio minore direi di fare i vari protagonisti, quindi Yugi, Joy, Kaiba, il faraone. Partiamo proprio dal faraone, vabbè, lo metto in S perché la storia gira tutta intorno a lui. Lui che viene liberato da Yugi perché il suo spirito è intrappolato nel puzzle del millennio. Praticamente è lui che gioca tutti i duelli, anche se Yugi comunque ha sempre una parte importante perché diciamo rappresenta la purezza, il lato buono, mentre il faraone è un po' più cinico, non perde praticamente quasi mai il faraone, ad eccezione del duello contro Kaiba nel Regno dei Duellanti di Pegasus, perché proprio il piccolo Yugi lo ferma, gli dice di non attaccare con il guardiano celtico, altrimenti Seto sarebbe caduto dalla torre. Oppure perde anche contro Raphael nella saga dell'Orichalcos, che è una saga filler, però accecato dal potere del sigillo praticamente perde contro Raphael e perde anche contro il piccolo Yugi nel suo duello finale, in cui il piccolo Yugi praticamente riesce a distruggere le tre divinità egizie e tutte le carte del faraone. Quindi il piccolo Yugi anche finisce in S. Poi Joy Wheeler. Joy si presenta come un personaggio un po' così così, non è proprio spettacolare all'inizio, non sa giocare a Duel Monster, è un bullo che tra l'altro ha preso anche di mira Yugi, stessa cosa Tristan, però poi impara a giocare a Duel Monster, diventerà grande amico di Yugi fino a che lo stesso Joy considera Yugi il suo migliore amico praticamente. Fa di tutto per la sorella che è Serenity, che non si vede mai combattere, come Thea e anche Tristan. Loro tre praticamente non combattono mai, fanno solo supporto morale. Però comunque Joy si dimostra essere anche un bel personaggio, quindi lo metto al pari di My Valentine. Poi Thea, Tristan e la sorella di Joy, questi non combattono mai, fanno solo supporto morale, quindi è difficile anche classificarli, li metto in C. Diciamo che D è proprio un personaggio orrendo, C è un personaggio senza infamia, senza lode. Quindi poi Seto Kaiba a me piace tantissimo, quindi lo metto subito in S, perché intanto vabbè, possessore dei tre draghi bianchi occhi blu della Kaiba Corporation, è già figo vedere come un ragazzo che praticamente va a scuola gestisce un'azienda come la Kaiba Corporation, organizza la città dei duelli, inventa il Dueling Disc,
Vabbè, Kaiba e Kaiba, anche se poi effettivamente non è che abbia tutto sto gran spessore il personaggio, però è una figata allucinante, quindi va dritto in esse. Tra l'altro, i pochi momenti in cui si vede Kaiba un po' emotivo è per Mokuba, quindi il fratellino che finisce in G come Thea, Tristan e Serenity, perché anche lui praticamente non lo si vede mai combattere, fa solo supporto morale. Quindi, fatti loro, direi di iniziare con i personaggi del primo arco narrativo, che è quello del regno dei duellanti, dove si vedono Brukido, Rex, Mago Tsunami, che poi loro si vedranno anche in svariate altre occasioni. C'è anche Panic, Paradox e Bandit Ken, eccolo qua, Bandit Ken, direi di fare loro. Allora, Rex e Brukido sono strasimpatici, uno utilizza gli insetti, l'altro utilizza i dinosauri. Detto ciò, non vincono un duello manco per sbaglio. Tra i tre, tra Rex, Brukido e Mago Tsunami, il mio preferito è Mago Tsunami, che però metto in B insieme anche a Brukido e Rex, che mi sembra all'inizio della serie erano anche campioni regionali o intercontinentali, qualcosa del genere. Comunque Mago Tsunami è quello che ha la storia più bella tra i tre, perché vabbè, è legato al mare, in quanto il padre poi scompare in una battuta di pesca e lui vabbè inizia a duellare. La carta, anche la carta del pescatore leggendario, che ricorda proprio il padre di Mago Tsunami. Invece Rex e Brukido sono personaggi un po' più così, quindi, però si vedono più spesso Rex e Brukido di Mago Tsunami. Tra l'altro Mago Tsunami praticamente fa la comparsa nei primi due archi narrativi, poi praticamente, se non sbaglio, non lo si vede più. Invece Rex e Brukido si vedranno anche nella saga dell'Oricalcos, quindi vengono visti un po' più spesso. Poi Panic, che praticamente il duello contro Panic, Yugi contro Panic, è dove Panic utilizza effetti pirotecnici, tutta una strategia legata alle ombre, però alla fine si rivela un duellante mediocre, quindi finisce, è dritto dritto, mi sa, in D. Poi Bandit Ken finisce in C, quindi è un personaggio senza lode, senza infamia, perché è praticamente un baro, lo si presenta come un campione che viene umiliato subito da Pegasus, proprio dopo la vittoria del titolo. Pegasus praticamente riesce ad anticipargli tutte le mosse, lui si vuole vendicare dell'umiliazione subita contro Pegasus, quindi accede alle finali del Regno dei Duellanti in un modo anche abbastanza discutibile. E poi lo si vede nell'arco narrativo dopo, quando praticamente Marik prende il controllo della sua mente e duella contro Yugi, ma pure là non fa niente, quindi un duellante abbastanza scadente, non come Panic, diciamo un filino sopra, però comunque stiamo là. Mentre gli altri che stanno in C o sono personaggi, praticamente quelli in C, che fanno solo supporto morale, oppure duellanti abbastanza mediocri. Poi Paradox, praticamente i fratelli Para e Dox, il duello contro Yugi e Joy è veramente figo, il labirinto, tutto quanto, il guardiano del cancello, Joy e Yugi che fanno la fusione tra il drago nero e il teschio evocato, quindi è veramente un bel duello, si vedono praticamente solo là, però è figo il duello, quindi li metto almeno in B. Poi Bonz, c'è Bonz, praticamente lui duella la prima volta contro Joy quando rapiscono Joy, e poi duella contro Bakura. Simpatico come personaggio, è anche abbastanza scarso però a duella, quindi diciamo che lo metto in C e magari passo Bandit Ken in D. Poi Pegasus, allora Pegasus è il primo vero rivale dell'anime, praticamente è lui il boss monster della prima serie animata, è un personaggio abbastanza figo anche come caratterizzato, da
questo personaggio elegante che ha creato il Duel Monster, che ha creato anche lui, ha disegnato le divinità egizie, che poi non ha diffuso tutta la cosa del mondo Toon, eccetera eccetera. Tra l'altro sfrutta il potere dell'occhio del millennio, quindi comunque grazie all'occhio del millennio riesce a vincere anche svariati duelli, quindi lo metto in A. Poi passando alla seconda serie animata, che è quella della città dei duelli, quindi abbiamo il Mimo, lui che lo si vede praticamente prima dell'effettivo inizio della città dei duelli, del torneo della città dei duelli. Poi si vedono, vabbè, i Red Hunter, quindi luce ombra, lui facciamo che luce ombra e lui che sono tutti i Red Hunter in generale. E poi vabbè, si vede Odion, Ishizu, Arcana e praticamente... Ah, lui è un personaggio della prima serie, che praticamente è del primo arco narrativo, che praticamente sarebbe la parte oscura di Seto Kaiba, poi si vede essere lui, gli viene dato il deck di Seto, però non fa niente, quindi finisce dritto dritto in D. Tra l'altro è anche abbastanza brutto quel duello. Poi, allora... direi di iniziare con Duke Devil, che praticamente fa supporto morale, quindi finisce come Thea, Tristan e Serenity, dritto dritto in C. Poi c'è il Mimo e Arcana. Allora, il duello contro Arcana a me non ha fatto proprio impazzire. Praticamente Arcana è questo mago che praticamente la sua carriera viene stroncata, poi Marik lo accoglie tra i suoi Red Hunter, però il duello è veramente... non è brutto brutto come duello, però non è niente di eccezionale, quindi lo metto in C. Il Mimo, invece, il Mimo è un po' meglio, il duello del Mimo, di quello di Arcana. Tutti e due combattono contro Yugi, però il Mimo riesce almeno a evocare Slifer. Praticamente gli viene dato Slifer da Marik, però perde il duello, quindi dovrà cedere Slifer a Yugi. Però il duello, anche se controllato effettivamente da Marik e il Mimo è come Arcana una mezza specie di burattino, comunque è bello perché c'è tutta strategia con le melme eccetera eccetera, quindi alla fine fa un bel duello. Prima di passare a Marik, direi Red Hunter non fanno niente, quindi qua anche stessa cosa, luce e ombra. Il primo duello che fanno è praticamente un duello farlocco, in cui si fanno batte quasi apposta da Yugi e Seto. Poi li sfideranno seriamente in un duello in cima a un palazzo, in cui chi perde praticamente finisce nel regno delle ombre. Ovviamente perdono luce e ombra, e quindi finiscono dritti dritti in D. Poi Odion e Ishizu finisce in C, non la si vede mai combattere. L'unica cosa che fa di rilevante effettivamente è dare obelisco del tiranno a Seto, poi la si vede combattere praticamente solo una volta e perde contro lo stesso Seto. Lei prevede praticamente tutto quello che succede con la collana del millennio, però Seto la sorprende, fa una mossa che Ishizu non prevede, cioè sacrifica obelisco del tiranno per evocare il drago bianco, occhi blu. A quel punto Ishizu perde e non fa nient'altro praticamente. Poi Odion come Ishizu lo si vede combattere praticamente solo una volta, combatte contro Joy in un duello che è veramente bello, però e Joy in quel duello sfodera praticamente tutto, sfodera Jinzo che aveva vinto sempre in quell'arco narrativo contro Extra, sfodera la regina degli insetti, sfodera il pescatore leggendario vinto contro Mako Tsunami, veramente fa di tutto pur di vincere il duello. Odion comunque praticamente è sempre in vantaggio finché non decide, perché Marik lo costringe a giocare la carta del drago alato di Ra, una copia falsa del drago alato di Ra, quindi gioca questa copia e la divinità si arrabbia, cascano fulmini sull'arena, uno colpisce Odion, uno colpisce Joy, il primo che si rialza vince il duello e si rialza Joy, quindi Odion praticamente perde il duello. Comunque Joy aveva capito che Odion non era il vero Marik, perché si stava facendo passare sotto ordine di Marik per lo stesso Marik, però Joy lo capisce.
Marik è un pazzo furioso scatenato con la doppia personalità. Storia abbastanza carina perché comunque viene da una famiglia che è quella dei custodi di tombe. Lui non vuole fare il custode di tombe, si interroga sul perché la sua famiglia praticamente lo costringa, anzi il padre lo costringa a ereditare praticamente il fardello di essere un custode di tombe, quindi fare la guardia alla tomba del faraone per tutta la vita fino al ritorno del faraone stesso. Da lì nasce la parte malvagia di Marik, quindi comunque la storia non è proprio una storia così blanda. Anche quella di Pegasus che ho messo in A è una bella storia perché lui fa tutto praticamente per amore per la sua Cecilia che è scomparsa, quindi cerca di aggiudicarsi praticamente il puzzle del millennio di Yugi con gli altri oggetti del millennio proprio per riuscire a trovare un modo per riportare in vita l'amata Cecilia, quindi anche Pegasus comunque ha una storia bellina. Poi c'è una saga nel mezzo praticamente del Regno dei Duellanti e praticamente loro due finiscono tutti e due in D. Quella saga è veramente orripilante, quindi finiscono in D. Dopodiché c'è la saga del sigillo dell'Orichalcos. Facciamo il sigillo dell'Orichalcos. Qui c'è da dire che a me, anche se la saga è una saga praticamente filler, a me piace tantissimo. Quindi, partendo dal primo personaggio, questa sottospecie di monaco che combatte una volta, combatte, perde, si fa rinchiudere l'anima all'interno del sigillo, è pure abbastanza bruttino il duello, quindi finisce dritto dritto in D. Tra l'altro, nella saga del sigillo dell'Orichalcos, My Valentine passa praticamente dalla parte dei cattivi, però poi Joy praticamente si sacrifica per liberarla dal sigillo. Quindi comunque ha anche questa piccola parentesi, ma detto ciò, gli unici due personaggi che effettivamente mi piacciono della saga dell'Orichalcos dei cattivi sono Darth e Raphael. Gli altri due, Alistar e Valon, praticamente finiscono in C, li si vede poco combattere e sono duelli anche abbastanza particolari. Quindi li metto tutti e due in C. Invece Raphael è l'unico che riesce a sconfiggere praticamente il faraone senza ricorrere a qualche trucchetto insieme a Yugi. Quindi Raphael finisce dritto dritto in A. Tra l'altro ha una storia anche più bella di quella di Darth che finisce in B. Praticamente la storia di Raphael è quella di questo ragazzo che sopravvive praticamente a un naufragio. Da lì praticamente gli rimangono le sue carte guardiano, in special modo la guardiana Yatos, e tra l'altro sarà proprio la guardiana Yatos a vincere, praticamente a fargli vincere il duello contro il faraone, perché il faraone, accecato dal potere dell'Orichalcos, che tra l'altro gli passerà proprio Raphael, manda tutti i mostri che ha al macello, li sacrifica tutti quanti con la tartaruga catapulta, non riesce però a sconfiggere Raphael, e poi Raphael evoca la guardiana Yatos e gli spiriti dei mostri sacrificati dal faraone in quel modo brutale praticamente si ribellano allo stesso faraone e Raphael vince il duello. A quel punto il piccolo Yugi praticamente interviene, prende il posto del faraone e si fa intrappolare lui all'interno del sigillo al posto del faraone. Quindi Raphael comunque un bel personaggio. Poi, vabbè, lui è il personaggio finale, Bakura. Poi la successiva saga dove c'è, in realtà lei compare anche prima, che è Rebecca Hawkins. La si vede combattere poco perché combatte allora il primo duello contro Yugi di cui poi si innamora, però è un personaggio un po' come Thea, Tristan, eccetera, eccetera, né carne né pesce. Lei è la combattente, quella ninja che finisce dritta dritta in C. Poi Siegfried e il fratellino. Allora, lui è quello che ha le valchirie che vuole praticamente contrapporsi a un'azienda, vuole praticamente far concorrenza alla Kaiba Corporation, vuole
mostra un progetto di un videogioco, di un gioco praticamente a Pegasus, che poi praticamente Pegasus ne rimarrà entusiasta se non sbaglio. Comunque è un personaggio che cerca vendetta come al solito contro Seto, e organizza tutta una roba per appunto cercare di dimostrare di essere migliore di Kaiba, e per questo sfrutterà anche il fratellino, che si dimostra secondo me un duellante anche migliore di lui. Comunque Super Giù stanno allo stesso livello, cioè in B. Bakura finisce dritto dritto in S. Bakura praticamente, allora, sia Bakura che l'entità che vive all'interno dell'anello del millennio, perché praticamente un po' come Yugi e il faraone, sono praticamente una cosa sola, finiscono in S, perché è geniale la cosa che il vero cattivo ci sia presentato sin da subito, e nessuno praticamente sospetta mai che lui poi diventi il vero cattivo di tutta la prima serie animata, che evoca Zork l'Oscuro, che lui anche, vabbè, lui come il faraone si capisce che è un'entità che appartiene all'antico Egitto, risvegliata proprio, che abita all'interno dell'anello del millennio. Un'entità ovviamente malvagia, utilizza anche strategie particolari, tra l'altro fa anche dei bei duelli, c'è da dire. Quello contro Yugi nella città dei duelli è veramente un duello bello, e quindi non è neanche male come duellante. E tra l'altro è proprio bello come gestisce tutte le cose, come arriva poi a risvegliare Zork l'Oscuro. Praticamente tutta la saga, l'ultima saga, vede lui contrapporsi al faraone, quindi lo metto in S. Ricontrollo un po' la tier list. Allora, in S ho messo il faraone, Yugi, Kaiba e Bakura. Un gradino sotto Mai, Joy, Pegasus, Marik e Raphael. Poi in B, che sono duellanti abbastanza bravi, che, o almeno che hanno fatto un duello bello, ma che comunque non sono granché rilevanti, quindi Makotsunami, Rex, Brugido, Paradox. Poi il Mimo, che in realtà praticamente è Marik che lo controlla. Odion, perché il duello contro Joy è veramente figo. Darts, perché vabbè, tutta la storia del sigillo dell'Oricalcos praticamente viene da lui. Comunque è una storia abbastanza bellina, quindi finisce in B, anche se il duello poi non è che sia, a me almeno non è piaciuto granché tanto, che poi l'Oricalcos si evolve in varie, il sigillo praticamente diventa doppio, triplo, non è che poi mi ha fatto entusiasmare più di tanto. E Siegfried, perché utilizza le valchirie, comunque a me le valchirie piacciono, quindi solo per le valchirie lo metto in B. Il fratellino, perché è meglio di Siegfried, quindi lo devo mettere per forza in B. In C praticamente, oltre loro che fanno da supporto morale, quindi Duke, Serenity, Thea, Tristan e Mokuba, e anche praticamente Rebecca, ci finiscono duellanti abbastanza mediocri, che comunque non fanno un duello spettacolare. Quindi Alistair e Valon, Arcana, il Bonza, anche se è simpaticissimo, e poi anche la tizia mezza ninja e la sorella di Marik. In D invece ci finisce proprio i duellanti pessimi, quindi Bandit Ken, Panic, il tizio, l'entità che si fa passare per entità oscura, i Red Hunter e quelli della saga che sta nel mezzo del mondo virtuale, mi sembra si chiami quella saga, in cui poi ci sono anche i Big Five e roba varia, che comunque lui comunque è il padre adottivo di Seto, che poi non è un granché come il padre, e lui sarebbe il vero figlio di Gozaburo Kaiba, mentre lui è un duellante che si vede una volta, giusto così. Quindi ragazzi, questa è la mia tier list per quanto riguarda i personaggi della prima serie animata di Yu-Gi-Oh! Ditemi la vostra nei commenti, e noi ci vediamo ad un prossimo video del canale.